prefetto, il protocollo dalla Chiesa, un'ulteriore garanzia di legalità per lo sviluppo industriale della provincia di Agrigento. Ma abbiamo avuto la possibilità attraverso la Regione, l'assessore Venturi è qua, insomma, di chiedere di ottenere l'adesione del consorzio ASI, gestito attualmente da un commissario regionale, al laboratorio Agrigento per lo sviluppo nella legalità, che è una, diciamo, una nostra creatura costruita qua da Agrigento per garantire che gli sforzi che si fanno, gli investimenti che si fanno, avvengano, insomma, nel rispetto delle regole. Questo, insomma, serve a garantire che i soldi pubblici siano spesi in favore di soggetti rispettosi della legge e non collegati alla criminalità organizzata. È un fatto importantissimo, fatto sia sui nuovi lotti, sulle nuove costruzioni, sui nuovi insediamenti, conoscere perfettamente la situazione dell'azienda e della proprietà dell'azienda e soprattutto, essendo retroattivo, fare un monitoraggio di tutte le attività che sono all'interno. Sicuramente è un modello da esportare, lo esporteremo a breve su tutte le 11 ASI ed è auspicabile che anche altre amministrazioni regionali lo facciano proprio. Un passo a servizio dell'intero paese. Oggi nella nostra provincia si introduce un metodo che viene esteso a tutti i privati, a servizio dei quali prefetture e forze di polizia metteranno un occhio per sostenere le imprese sane e contemporaneamente per attenzionare chi sano non è. Noi siamo qui a presenziare e a firmare perché abbiamo necessità di avere un contesto di normalità. La prefettura e le forze di polizia sono nel territorio coloro i quali ci devono aiutare a creare le condizioni di normalità. Attraverso questo strumento, tutte le volte che l'ASI sarà interessata in qualche attività che comporta l'impiego di risorse, non solo, perché anche per l'assegnazione dei lotti, nelle sue attività in generale, sarà necessario acquisire il certificato antimafia da parte della prefettura, non solo, come ha detto il prefetto poco fa, con le modalità che sono state adottate fino ad ora. Dobbiamo considerare che la trasparenza e la legalità devono essere intese come strumenti, non come concetti astratti, ma come strumenti necessari allo sviluppo del territorio.